Eccoci ragazzi, e tornati con un nuovo capitolo, se così si può dire, sì, un capitolo. Una nuova parte di questo gioco, allora andiamo subito a vedere cosa ci aspetterà. Dunque, nelle precedenti parti, come avete potuto vedere, se non l'avete visto, vi invito a tornare indietro e vedere bene questo gioco perché è molto intrigante. Stiamo per continuare la nostra avventura su questo gioco. Dunque, la precedente parte abbiamo visto che lui era in hotel. Siamo andati in hotel, abbiamo scoperto che c'era una cassaforte chiusa, abbiamo trovato la chiave, siamo riusciti a fare peripezie varie e siamo riusciti ad aprire questa cassaforte. Appunto, dentro c'era un biglietto con questo negozio qui. Dunque, nel filmato abbiamo visto questo personaggio qui che ci aspettava fuori dall'hotel. Mi sembra un tipo abbastanza Buongiorno. Losco. Ci conosciamo? Certamente. Da 5 secondi, amico. Marcel Richard, progettista. Per servire, sì. Marcel. Ad essere sincero, no. Se vede entrare un tipo... Salto le parti più facoltative, diciamo. Mischi, vodka, niente di tutto. Trasforma. Sto cercando un diario. Ecco. In teoria dovrebbe trovarsi nel retrobottega. Sì, la prenderò come una... Diario? Quale diario? Andiamo qui. Parliamo con questa ragazza. Salve. Sono John Yesterday, esperto in sette sataniche. Guarda... Aia. Questo sarebbe 5 mesi fa, a quanto pare. Sono John Yesterday, esperto in sette... Grazie per l'informazione, signor Yesterday. Vada verso la porta e torni da dove è venuto. Ma come? Ho bisogno di sapere alcune cose circa la relazione tra la cattedrale di... E il signor Petit è una delle poche persone che hanno indagato sulla... Le scopre da solo. Il signor Petit non è di... Ha sentito parlare dell'Inquisitore, un assassino di mendicanti di New York. Credo che il signor Petit possa aiutarmi a trovarlo. Dovrà prima trovare il signor Petit. E dubbi? Se potesse dirmi dove si trova... All'inferno, signor Yesterday. Mio padre si è suicidato 2 mesi fa. Lo cerchi lì? Mi spiace. Ma non lo sapevo, madonna mia. Mi spiace. Sì. Ma come... Non lo so. Posso offrirle un caffè? Dovrei rifiutare. Sono andato poi così male, no? Non è quello. Credo che da caffè siamo passati ad altro. Ma non lusingherò il tuo orgoglio maschile dicendo il contrario. Non è mia abitudine alimentare gli ego altrui. Hai paura? Di cosa? Di te, John. Questi mesi insieme a te hanno portato un po' di pace nel schifoso mondo. Non sono in vena di perdere figure, ma... Non è la prima volta che lo facciamo. Non essere idiota. Parlo del diario di mio padre. Non mi avevi detto che tuo padre tenesse un diario? Non mi fido di chiunque. È pieno di appunti di alchimia. Interessante. Una setta satanica. Proprio quello che ti interessa. Domani lo avrai. E non ci sarà più nulla a trattenerti qui. Il diario mi ha aperto gli occhi, Pauline. Devo visitare un manicomio di New York. Te ne vai. Vieni con me. Vado a prendere la mia roba in hotel. Tu prendi il diario. Ci vedremo in aeroporto. D'accordo? Dovrei rifiutarmi. A quanto pare no. Giusto. Conosco il motivo per il quale sei qui. Solo tu sai dove l'hai lasciato. Prendi il diario e vattene. Ok. Mi è permesso andare qui, quindi. Credo che sia la porta. Ecco qui. Andiamo. Vediamo cosa ci troviamo. Dunque, questo è decisamente un qualcosa. Deve essere l'ufficio di padre di quella ragazza lì. E quando abbiamo visto in piena d'olio. Lampada d'olio. Vabbè, non c'è più niente qui. Il tavolo delle cassette è qui. Una piccola lampada di luce ultravioletta di quelle che usano per verificare i biglietti. Ok. Questa che cos'è? Per il maestro alchimista,
Ogni cosa è composta da quei pochi elementi. Anche l'ordine della carne e la sua sconosciuta opera carnale dovevano basarsi su di essi. Ok. Ah, ok, devono essere la tavola periodica degli elementi. Forse. Sto dicendo una cazzata. Ok, ho detto una cazzata. Ah, vabbè, alimenti. Elementi alchemici. Ok, non ho detto una cazzata. Questo cos'è? Ypsilon. Bastoncino esagonale. Vediamo se c'è qualcos'altro da guardare. Questa cos'è? La scatola, l'apri e... Ah, sembrano essere gli stessi elementi di questo. Ok, ma questa cos'è questa croce? Esamini la croce, non trovi tracce del diario di Petit. Qui cosa c'è? Tocca riproduzione con una mano e... Il segreto è in quella facciata. So che è lì. Magari potremmo vedere cosa c'è. Qui cosa c'è? Ma è chiusa a chiave. Ma qua c'è una sedia. Ok, è il coso. Apro il cassetto ma non trovo altre fatture e documenti relativi al negozio. Cos'altro possiamo guardare? Cosa l'abbiamo già visto? Questo? Noti lo strano metodo con cui era fissato la parete. Quattro perni che escono dalla parte posteriore. Quattro perni. Ok, vediamo se... Blocchi della grande... Con la grande ma... Questi ultimi sono coperti, i perni non entrano. Chi sono questi due? Buongiorno. Finalmente un ragazzo vero, Walter? Siete a Parigi in vacanza? Esatto. Walter? Mi sembra abbastanza convinto. Ha detto che si sono appena disdivorziati. Esatto. Eravamo divorziati da 6 mesi quando Walter ebbe un infarto. Cambiò completamente. Perciò gli dissi, ci disdivorziamo. E lui rispose... Fammi indovinare, sì. Dunque... Non ricordo. So che da fuori... Mi fa piacere. La vita... Ok, Walter, questa è una cosa. Non è vero, Walter? Mio Dio. Parigi. È la vostra prima... La prima. È tutta la vita. Ma i figli ce l'hanno sempre impedito. Poi il lavoro e infine... il divorzio. Vaffanculo. So che non dovrei dirlo, ma... Veramente, con tutto il cuore. In quella zona, visto che non ci sono adesso... Vediamo cosa ci dice. Non riesco a È confortante sapere che non sono l'unica cosa che hai dimenticato, John. Ma io non inciampo due volte su... Se nel giro di 2 ore non avrai trovato il diario nel retro, togliti di mezzo e lasciami in pace. Non vedo perché debba sopportare tutto questo. Mio Dio. La ragazza è abbastanza incazzata. Qui cosa c'è? A lente. Qui? Forbici. Ok, le forbici. Dunque abbiamo le forbici... lente di ingrandimento, ok. Scorifici, crocifisso. Qui cosa c'è? Sembra un qualcuno con la spada. Visto che non si come accedere adesso. Ok, qui che c'è? Che c'è? Questo. Oh. Questo. Trovi il diario di Petit. Riesci a ricongiungere il compagno. E chiederai di permettere di staccare la razza per analizzarlo. Non capisco perché dici di farlo per tuo padre. In te ho visto lo stesso entusiasmo che aveva lui. Notre Dame, l'alchimia, l'ordine... Ok, cos'è però... che ti spaventa? Devo trovare quel diario. La sua fine.
Si tolse la vita, John. Non so se fu per l'indagine o cosa, ma si tolse la vita. Com'era tuo padre? Mio padre era buono. Era tranquillo, affettuoso, solitario. Dopo la morte di mia madre usciva appena. Amici? Sai perché si... Perché si suicidò? No, aveva trascorso la giornata con un collezionista nordamericano. Ci avrebbero procurato molto denaro. Volevamo restaurare il negozio, fare un viaggio. Quando mi svegliai la mattina dopo si era appeso. Sai perché... Ci avrebbero pro... Quando mi... Sai perché... No, basta, ho sbagliato. Tuo padre condivideva la sua passione con qualcuno. Quando ero piccola, sì. Con un tipo strano. Si faceva chiamare Chuck, mi pare. Col tempo diventò sempre più strano. Un bel giorno scomparve e non tornò più. Interessante. Qui non c'è più nient'altro. Oddio, più nient'altro, ma cosa significa? Ok, non c'è nient'altro qui. Lei non risponde allo stereotipo. Ah no? E se le dico che ho delle bocce nel cavallo dei pantaloni? Lei non... Né lei a quello del... Okay, la ragazza basta. Del bancone non mi dà... Con me non ci provi nemmeno, amico. Assoluta. Ok, niente. Bene. Qui cosa c'è? Ok, sono tutti vuoti. Allora, dobbiamo... C'è per forza qualcosa in questa stanza. Qualcosa a che fare con questa croce. Però... Non capisco. Ok, chiederò un suggerimento. Sarà una combinazione piccola scatola satanica con grande croce cristiana. Ok, intende questa, vero? Pochi pezzi combaciano con i buchi. A quale va? Posizioni la scatola vicino alla croce. Decidi di provarci. Ah, mo come tu faccio io? Non lo so. Cioè, come faccio a tornare indietro? Ok, devo cercare un indizio da qualche parte. E secondo me questa cosa che mi ha detto prima lo farò a mezz'ora. Vediamo un po'. Riesci a conciliare? Chiederei di permettere di staccare per analizzarlo. Sì, ma a me serve. Ah, maledetto. Adesso come faccio? Qui che c'è? Proviamo solo la lente di ingrandimento con questa qui. Facciata con la lente di ingrandimento. Ho fatto quello che mi hai chiesto. E indagato su quei medaglioni. A quanto pare, Gines de Ordugna, fondatore dell'Ordine della Carne, ordinò di scolpirne degli altri uguali per una piccola chiesa all'estero. Ho cercato una chiesa con quei medaglioni in tutto il mondo, ma se mai è esistita, ora è svanita. Okay.